Ciao, benvenuti a questo video e buongiorno di Pasquetta o lunedì dell'angelo. Oggi l'angelo seduto sulla pietra del sepolcro, pietra scostata del sepolcro, incontra le tre Marie, secondo il Vangelo di Marco, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salomè, e annuncia la buona novella. Non cercate colui che è vivo nel sepolcro, è risuscitato, non è qui, non è nella dimora dei morti, ma in quella dei vivi. Andiamo a vedere quelli che sono i messaggi e le energie dominanti, non solo di questo giorno di oggi, ma proprio di quello che si delinea come un percorso che ci conduce intanto ad una tappa di luce importante, la luna piena in Scorpione, in cui potremo avere delle evidenze importanti rispetto a quello che è il nostro risveglio, il nostro percorso spirituale. Potremo essere sottoposti a dei test che riguardano sicuramente le nostre ombre, sicuramente quelle parti del sé che devono essere ancora trasformate dall'azione di Plutone, ancora in Capricorno, per esempio. Plutone che nell'astrologia moderna governa il segno dello Scorpione, precedentemente alla sua scoperta a governarlo era Marte. E questo potere catartico del fuoco, tanto che la luna piena in Scorpione viene associata all'idea della Fenice che risorge dalle proprie ceneri, ci riaccosta anche alla simbologia archetipica dell'aquila come alter ego, lato luce dello Scorpione stesso. La luna piena in Scorpione, in quella che poi verrà ad essere diciamo, la magnificazione del giorno della luna stessa andrà a sollevare sicuramente, ad alzare della polvere, delle ceneri dentro di noi. Potrebbero riguardare il nostro rapporto con noi stessi anche. La stima del nostro valore in un senso o nell'altro, quelle che possono essere oscillazioni tra gli estremi. Andiamo a vedere intanto quale angelo oggi annuncia le novelle energetiche di cui ci desideriamo occupare. Come energia generale, l'angelo Chamia, il nome divino è Dio Speranza dei Bambini. Il pianeta angelico è Venere, la Sefira è la quinta, Geburah, Sefira della forza, della severità, Sefira estremamente yang da un punto di vista energetico, che ci impone anche una sorta di disciplina. L'elemento dell'aria, il segno zodiacale è la bilancia, stiamo comunque uscendo da quella che è la luna dall'energia di quella che è la luna piena in bilancia. Chamia, Dio speranza dei bambini, dispensa spiritualità, ricchezza, dispensa la capacità di approcciarsi alla conversazione con il nostro sé maestro, con il nostro la nostra componente divina in maniera rituale, attraverso un cerimoniale che possiamo stabilire. Ci aiuta a comprendere quello che è la possibile ritualità più consona al nostro essere, alla nostra unicità, col numero 38. L'angelo che viene a farsi presente col nome divino Dio animatore di ogni cosa. Numero 45, angelo Salia, elemento acqua, segno zodiacale, lo scorpione. Coro delle virtù dominate dall'arcangelo Raffaele,
Sesta Sefira, Tiferet, Sefira tradizionalmente attribuita alla coscienza cristica, all'anima, al cuore. Sefira in cui confluiscono la quinta e la quarta Sefira, Sefirot, ovvero l'amore incondizionale, la compassione, dalla colonna della compassione e della misericordia e quel senso appunto paterno di severità e disciplina, le quali opportunamente miscelate, così come è raffigurabile nella carta della temperanza, vengono a confluire in questa sefira centrale. Il dono che dispensa l'angelo Salia, il cui pianeta angelico è il Sole, ripeto che il segno zodiacale è lo Scorpione, abbiamo parlato poc'anzi del concilio della luce, che è fissato come una pietra miliare alla prossima luna piena in Scorpione. Fine aprile, ne abbiamo parlato in altri video. Ci dispensa soprattutto riguardo a un passaggio numerico importante, scusatemi, tra la luna piena in Bilancia, la luna nuova in Ariete del prossimo 12 aprile e la luna successiva in Scorpione, un passaggio denominato 939 dalle frequenze date da giorno, mese e anno delle singole lune. Il dono che dispensa Salia è il ritrovamento della volontà, è il motore del mondo, è angelo che dispensa guarigione, che dispensa sapere, realizzazione, confonde i malvagi, ci allontana dal loro potere, confonde i malvagi dentro e fuori di noi, ovvero se volessimo rapportare questo aggettivo a delle componenti che sono pertinenti alla nostra ombra, potremmo trovarci ad essere risollevati da una conversione di queste componenti limitanti, aggressive verso di sé, colpevolizzanti, di natura, come dire, bassa. L'angelo Salia col numero 45 ci ricollega al numero 9 da un punto di vista numerico, quindi sicuramente ci riallaccia al passaggio appena citato, dalla luna piena in Bilancia alla luna piena in Scorpione. E in questo 45 abbiamo anche la capacità di risvegliare un principio femminile sano, capace di gioire, capace di sorridere. Ora io vi lascio quelli che sono messaggi, come dire, anche random, che possono emergere, per cui possiamo applicarli a livello collettivo, individuale, a seconda di quelle che sono le nostre situazioni. Rispetto alla luna piena in Scorpione, potremmo avere anche, come dire, la necessità di ritrovare una sorta di leggerezza che riguarda anche il nostro aspetto femminile, aspetto che può essere legato alla madre, ma non necessariamente può essere legato anche all'estremo opposto, a un padre in qualche modo dominante yin, molto remissivo, dolce, come dire, ricettivo. Luna piena Scorpione, 27 aprile 2021. Potrebbe chiederci quali sono le radici dentro di noi di tristezza, sconfitta, disamore, disvalore, morte. Perdita. Andiamo a vedere adesso
con i tarocchi, quelle che vengono suggerite come energie da tenere presente lungo questo percorso per arrivare a questo concilio di luce con del materiale da presentare, sottoporre al fuoco catartico, da purificare col fuoco per trasmutare in, come si dice, terra preziosa e polvere d'oro. Sei di spade, un passaggio verso una situazione, quindi acque amare verso acque più dolci, un passaggio in meglio, in cui tuttavia portiamo con noi quelle che possono essere state sofferenze passate, esperienze che ci hanno leso o danneggiato anche a livello psicologico, ma che non hanno più il potere di farci affondare, di affondare la nostra barca, come si dice. Sono risolte, messe in ordine, se ne ha una sorta di organizzazione mentale, si è raggiunta. Questo sei di spade governato da Mercurio è una carta che ci riallaccia alle energie dell'acquario da un punto di vista zodiacale. Naturalmente sappiamo quello che è l'impatto forte dell'energia acquariana in questo momento di transizione. È un momento di transizione che, ripete il 6 della sesta sefira, va a creare un equilibrio e bilanciare aspetti del nostro cuore che possono essere stati feriti nel passato. Da anche tradimenti non solo operati e perpetrati da altri, ma anche da tradimenti operati e perpetrati a se stessi rispetto a quello che è la conoscenza dei giusti principi e quindi anche essersi magari traditi nel senso di aver appunto fatto buon viso a cattivo gioco. L'asso di spade ci porta a un'idea di verità, un'idea di verità riguardo in questo contesto di carte, l'asso di spade come elemento essenza dell'aria, essenza delle energie spirituali anche e mentali. Il 6 e l'asso di spade naturalmente ci portano un 7 di spade. In questo passaggio verso la verità andiamo a scoprire qualcosa in più rispetto ai nostri meccanismi di autosabotaggio o rispetto a quelle ferite che possono essere legate a un tradimento della nostra buona fede, della nostra ingenuità. Dio Speranza dei Bambini era uscito come angelo. Come energia generale, elemento aria, segno della bilancia, pianeta angelico Venere. Quindi prove dure che hanno in qualche modo ci hanno insegnato anche a discernere dove riporre la nostra fiducia e che soprattutto ci hanno invitato a essere vigili. Non nel senso di essere sull'allerta o in difensiva, pronti a subire un attacco, quindi c'è una differenza. Potrebbe essere anche un invito a risolvere quella che è una tendenza da parte della persona che ha subito determinati tipi di meschinità, che ha subito o che ha attuato, perché poi quello che si attua è come subirlo.
E quindi si potrebbe essere, come dire, installata una modalità difensiva in cui si chiede una parola d'ordine prima di entrare nel campo energetico, o si deve rispondere a determinate, caratteristiche prima di entrare nel proprio, o di far entrare nel proprio campo energetico, o anche nel dialogo con se stessi si assumono dei canoni, dei parametri di giudizio che diviene pregiudicante o pregiudiziale. Potremmo essere stati vittima o carnefici di vigliaccate, uscite di campo furtive in cui abbiamo lasciato o siamo stati lasciati disarmati, privi di potere, uno sparire a se stessi, un assenteismo da se stessi che può manifestarsi come una tendenza ad assentarsi nei momenti in cui, diciamo, c'è calma. Mentre gli altri festeggiano sparire non visti, o approfittare appunto della buona fede o dell'innocenza per perpetrare una scorrettezza. Questo, come ribadisco, può essere qualcosa che si subisce o che si è fatto subire. Al di là di quello che può essere un qualsiasi giudizio, visto che non abbiamo nemmeno questa, non possiamo presumere un giudizio nemmeno appunto presuntuosamente riguardo a noi stessi, questo ci può in qualche modo suggerire che nell'accettazione di una verità a riguardo avviene un salto di coscienza che permette attraverso una presa di coscienza, una presa di una responsabilizzazione che permette il passare oltre. E che ci garantisce un nuovo inizio con questo asso di bastoni, essenza del fuoco, essenza della vitalità. Una ritrovata passione che viene offerta, così come la verità viene offerta. Questo con queste sei yod che appaiono sulla carta, ci riportano alla chiusura anche di un ciclo, di un cerchio, un nuovo inizio. In questo bastone ritroviamo la simbologia del bastone di Aronne anche, non solo quello di Mosè. In questo caso direi di Aronne perché questo bastone viene offerto dal divino e germoglia da solo, ovvero questo riconoscimento della verità permette al divino di offrirci l'opportunità di ristabilire un contatto con la nostra natura più alta, di essere testimoni di prodigi e di miracoli. In questo bastone che germoglia da solo c'è l'idea della runa bercana, ovvero di quella runa che simboleggia il primo albero a germogliare dopo che una foresta è bruciata, quindi una fertilità ritrovata. Nell'accettazione di una verità innegabile, e andando verso questa verità che arriviamo a un nuovo inizio.
un nuovo inizio. Che porta a noi non solo delle potenziali unioni animiche importanti, nuovamente il 6, 6, 6, 12, 1, 13, ci riporta anche all'1 e trino, unioni animiche importanti, incontri con persone che in qualche modo rispondono alla nostra struttura più profonda, con le quali risuoniamo, con le quali vibriamo di stesse frequenze, persone che possono anche relativamente appartenere a nostre vite passate e che rientrano in questo momento della nostra esistenza a quasi celebrare il ritrovamento di quella verità interiore che era stata negata, che era stata, come dire, vittima di conflitti, di conflittualità, in cui questo bastone del nuovo inizio era stato, e di un nuovo, andiamo continuamente di ciclo in ciclo verso inizi nella nostra esistenza e conclusioni. Nel passato potremmo aver, come dire, utilizzato le possibilità di ricominciare, di ricostruirci, di ricostruire nuove esistenze, nuovi futuri in maniera non risolta, quindi portandoci detrimento, a nostro detrimento, della conflittualità precedente, pregressa, o potremmo aver avuto la tendenza a relazioni che avevano questo tipo di connotazione conflittuale, confusionaria, in cui non c'è ordine, in cui non si riesce a capire come costruire, come utilizzare gli strumenti in maniera edificante per le parti coinvolte. Ecco che in questo nuovo inizio abbiamo la connotazione di una frequenza ristabilita in maniera corretta. C'è una sorta anche di nostalgia, di riandare verso il passato, ma naturalmente questo può essere anche come effetto collaterale dell'inizio stesso, che presume un lasciarsi alle spalle qualcosa, qualcosa che non ci appartiene più, qualcosa che viene abbandonato nel momento in cui si migra verso una nuova terra. Ecco il re di spade. Re di spade. Carta che esprime le caratteristiche costruttive, terrene, le caratteristiche luce del segno del Capricorno, infuso nel segno dell'Acquario, con questa capacità trasformativa espressa dalla farfalla che sovrasta il trono, con altre figure di farfalla, con unioni di polarità che vengono raggiunte. Il re di spade come seme di spade che ci riallaccia all'elemento dell'aria, sicuramente diviene questo angelo Chamia come speranza dei bambini, diviene una maturità, qualcuno che ha raggiunto una maturità psicoemotiva, che ha raggiunto un equilibrio psicoemotivo e che riesce a non farsi affondare dalle spade che appartengono a precedenti battaglie.
rappresenta una figura equilibrata, composta, estremamente intelligente, estremamente connessa con la spiritualità e la natura più alta. E il cavaliere di denari che rappresenterebbe le virtù del segno del cancro nella Vergine, nella terra, ovvero un'emozionalità protettiva, materna, profonda, sensibilità, estrema sensibilità che viene adattata a una forma pratica. E sebbene il cavaliere di denari sia in sé un cavaliere di una certa proverbiale lentezza come dire, nel compimento, nella consegna di questa offerta, di questo messaggio, di questa opportunità, di questo lavoro, di questo futuro, è però un cavaliere che ha la certezza della determinazione, della perseveranza che garantisce l'approdo a destinazione, che garantisce il successo e la realizzazione della sua funzione di psicopompo, della sua funzione di portatore di offerta, di opportunità, di stabilità, perché è nell'ambito delle energie materiali, delle energie anche fisiche, per cui essendo comunque il cancro nella Vergine da un punto di vista zodiacale, può anche essere un'offerta di guarigione fisica, lenta ma costante, infallibile. La regina di coppe, regina di coppe che è, diciamo, la virtù del segno dei gemelli infusa, applicata al segno del cancro. Quindi una regina che ha conciliato perfettamente la sua energia mentale e la sua energia emozionale. Viene ad essere la controparte ideale di questo re di spade in questa accoppiata aria e acqua e fuoco, naturalmente, che creano questa terra verso la quale siamo diretti, un nuovo futuro per noi stessi, attraverso appunto le determinanti qualità di queste due figure. Questa regina di coppe è, come abbiamo detto, la virtù dei gemelli nel segno del cancro. La sua controparte, ovvero la controparte del cancro, si trova nel segno del Capricorno, che l'infusione delle virtù del Capricorno nel segno dell'Acquario, così come rappresentato dal Re di Spade. Quindi c'è anche un'attualizzazione delle energie, una sincronizzazione delle nostre energie rispetto a quello che è un cambiamento voluto dall'assetto energetico generale, dagli assetti archetipici e simbolici in corso in questo anno 2021, da quelli che sono i messaggi ricevuti spiritualmente. Un matrimonio mistico, direi quasi se non perfetto, con un'energia generale che è quella del lotto di denari, l'investimento di se stessi in un'attività pratica, il lavoro, la pazienza e la buona volontà di costruire
mettere un mattone alla volta, un piede alla volta, ma in maniera maestra. Non c'è fretta, c'è concentrazione, focalizzazione, investimento di valore del sé per raccogliere questo otto che con il denari che ci viene offerto nel lungo raggio, diciamo nella distanza cronologica e temporale da questo nostro investimento presente, ci viene a garantire un'indipendenza, un'autosufficienza in tutti i sensi in cui questo voglia essere rappresentato, che è basata su questo rapporto di perfetto sposalizio polare. Energia generale di questo investirsi in maniera certosina, artigianale, impegnarsi, impiegarsi con fiducia, senza pensare al risultato, ma concentrati un pezzo alla volta, un pezzo che poi viene dato in mano a un cavaliere che è in grado di portarlo avanti nel tempo per rendere omaggio a un equilibrio ritrovato e ricostituito. Le frecce dell'amore, il due di coppe e il re di denari che si girano. Movimento in avanti, appassionato. Ecco che questi bastoni vengono riordinati, vengono ridenti, si passa ad uno stato di pacificazione interiore. Si passa ad una vittoria con il 6 di bastoni, dato da questo nuovo inizio e dalla risoluzione di un conflitto dentro o fuori di noi, che garantisce un movimento in avanti rapido, insperato, al di là delle nostre aspettative, inimmaginato, quasi a contrastare quello che è il lavoro sottile che si fa nella creazione della terra, delle fondamenta, della stabilità. A rinnovare l'idea di questo movimento in avanti è il perfetto, equilibrio espresso dal due di coppe. Il maschile e il femminile ognuno con la sua coppa la offrono in un rapporto bilanciato di dare e ricevere l'uno all'altro. Carta che ci riallaccia al segno del cancro. Il trionfo delle cose del cielo su quelle della terra, il perfetto intreccio delle rispettive kundalini, delle rispettive energie in un'unità. È un due che diviene tre nella coscienza superiore. Ed ecco che il fuoco e l'acqua creano la terra di questo re di denari, che è la rappresentazione più stabile dell'elemento terra che possiamo eventualmente immaginare. Re di denari, che è una carta che presenta le virtù dell'ariete nel segno del toro, ovvero colui che ha saputo impugnare il fuoco, che è stato guerriero luminoso, guerriero di luce, che attraverso una gestione disciplinata della sua energia mentale e della sua energia emotiva, trasforma il nuovo inizio in una
dimora solida, stabile, nella pienezza dell'elemento terra, nella pienezza anche creativa, nella creazione concreta del progetto in cui hai investito con pazienza durante questo percorso. Il cavaliere che diventa re, attraverso l'umiltà, possiamo vedere in queste carte, l'umile lavoratore investito che non si preoccupa del risultato, ma è totalmente assorbito dall'azione di cesellare questa moneta, questo oltre all'idea ovviamente del pentacolo, del pentagramma, che potremmo riallacciare simbolicamente al pentagramma cristico sicuramente. Ma in questa moneta c'è anche l'idea del valore. Quindi sta creando valore, sta cesellando con attenzione un valore che è la riflessione, la proiezione del suo proprio valore nell'atto e che lo trasforma in un cavaliere e quindi in un re. Estrae questa spada dalla roccia, spada di verità, spada che è riconoscimento di valore, valore della verità, del sé e delle situazioni nelle quali il nostro sé può essere stato in passato confuso, soggetto a menzogna. Costituire un'ulteriore linea ferra, di nuovo la spada, spada della verità, numero 6, lancia impugnata dal guerriero di luce, dal guerriero luminoso, cicli lunari e cicli solari. Perfezione ciclica del cosmo, la verità che unisce tutte le leggi e che ci unisce a tutte le leggi, che diviene connessione, connettività, Spirito Santo. Verità nel nostro cuore. Terra. Nella parola profetica, nella parola divina, l'importanza della comunicazione nella creazione, l'elemento terra che viene creato da una comunicazione veritiera, dalla verità. Che ha il cuore in fronte, che il suo terzo occhio è centrato, unito al cuore del pianeta. Terzo occhio, lungimiranza e futuro, percezione, profezia, veggenza, della terra stessa come elemento costituita e formata dalla verità contenuta nel cuore dei singoli componenti, nella verità contenuta nel cuore dei singoli pezzi che si vanno con pazienza, con umiltà a delineare, cesellare, coniare. Si gira la chiamata al risveglio, il bastone, che è un invito da parte del divino a prestare attenzione a quelli che possono essere i segni che vengono inviati.
Numero 43. Segni che vengono inviati dalla nostra polarità che è più connessa col divino stesso. Polarità femminile che in qualche modo ha un dialogo con gli elementi trinitari della divinità, che possono essere Padre, Figlio, Spirito Santo, ma che possono essere anche indicati come un equilibrio triangolare tra le polarità e il sé maestro e il sé superiore, che le bilancia. Chiamata a risveglio in questo senso, messaggi, sincronicità che vengono fatti presente, che ci viene chiesto di notare e sui quali ci viene chiesto di cercare, di approfondire. L'unione di queste due carte, 23, più 43, 66, riducibile a un 12, riducibile a un 3, una pacifica risoluzione e chiusura di un ciclo che ha coinvolto il nostro cuore per molto tempo. Ci vengono dati segni dal divino dei possibili approcci alla accettazione, come dire, parte della nostra vita che si riavvolge su una sua bobina e che viene custodita come libro della vita nel nostro cuore. Energia generale, di nuovo il 23 che si ripete, 23 più 23. 46, 89, 98, 17, a ribadire l'importanza della comunicazione dentro e fuori di noi, a ribadire l'importanza della parola divina che si esprime attraverso la sincronicità 437, 17, 23, la verità. Contenuta nella parola, parole di verità che vengono offerte al divino, preghiere sincere, richieste sincere, un offrire parole sincere al divino per risvegliarsi, per riuscire a essere anche messi sull'onda della comprensione di quella che può essere una chiamata che sentiamo, che riceviamo. Saper, come dire, liberarsi per essere liberati. Saper anche dare in maniera incondizionale. Quindi anche fluire attraverso il linguaggio non per essere riconosciuti, ma perché sia riconosciuta la divinità che dimora in noi e non per gloria nostra, ma per la sua. Così sulla scia di questo vento di cambiamento 63, 23, 23, 43, 63, il 3 che si accompagna a questi 6, 4, 6, 2, 4, 6, 2, di dualità risolte nel 3,
sei di passaggio in meglio in virtù dell'unione, della pacificazione in se stessi. Sessantatré, riducibile a un 9, vento di cambiamento, vento che porta notizia, profezia, annuncia, oltre, vede oltre progetti a lungo termine, idee che si distendono in una sorta di ritrovata capacità di vedere, di lungimiranza, adattabilità ai cicli, vento che ha in sé stagioni differenti, capacità di focalizzazione raggiunta, capacità di ricezione raggiunta, adattamento alla ciclicità, comprensione dell'idea del compimento ciclico delle cose in questa dimensione, comprensione profonda, non superficiale. Totale numerico di queste carte è 6, 14, quindi 5, 5, 5, a rafforzare l'idea di cambiamenti imminenti, importanti, comunicazioni che cambiano. 5, 5, 10, riducibile a un 1, 6 più 3, 9, più 1, 10, riducibile a un 1, 4 più 3, 7, più 1, 8. Numero legato alla rinascita, alla resurrezione, l'ottavo giorno. Numero legato all'equilibrio energetico, al fluire dell'energia fra i due poli. Ci riporta l'idea del due di coppe, ci riporta la simbologia del colibrì per il suo volo ad otto, ci riporta la natura elettromagnetica dei campi dei quali siamo dotati, prodotti dal nostro cuore, in sinergia lavorano con quello del nostro cervello e con quello del nostro cervello superiore interico, come già ribadito. Quello del nostro cuore è 60 volte superiore da un punto di vista di potenza, di frequenza in Hertz rispetto a quello del cervello stesso. Quanto sia centrale il 6 riferito alla Sefira Sesta in questo contesto. Numero 8. Riscatto anche, redenzione, protezione, risoluzione di errore, scudo. Errori contenuti nella nostra ombra che vengono processati. Lo spirito dell'Aquila, numero 23, che si ripete. A questa Aquila offriamo la nostra gioia, offriamo la nostra volontà di cambiamento, offriamo la nostra incapacità di accettare, offriamo i nostri errori, offriamo i nostri limiti perché vengano trasmutati. Lo spirito dell'Aquila ci ricorda che Dio ci guarda alle spalle, possiamo abbandonare anche quel tipo di atteggiamento di diffidenza, di circospezione continua, stati di allerta dovuti a traumi. 23, riducibile a un 5, ritrovare il sorriso, sapersi sorprendere, meravigliare. Spirito dell'Aquila, alter ego, come detto, dello Scorpione, 27 aprile 2021, luna piena in Scorpione. Prendi la conduzione, conduci, prendi in mano il bastone del nuovo inizio, permetti a questi germogli di sbocciare in fiori. Germogli ti sono offerti dal divino,
la coltivazione, la crescita, la cura dei germogli è affidata alla tua capacità di conduzione, al credere che puoi incarnare la leadership, che puoi essere portavoce di un messaggio ricevuto da quest'aquila. 8513, 1 e trino, numero cristico. Numero dello sposo e della sposa, delle polarità nella loro singolarità che nel loro raddoppiare danno il 26 della gematria del tetragramma divino, numero 58, 13, 3 più 1, 4, unito al 5 che ci riporta un 9, come alto, più alto traguardo spirituale, come ribadisco. Conclusione di uno stato precedente di coscienza, passaggio ad un nuovo stato che viene richiesto sulla base del riconoscimento del proprio essere guerriero luminoso, del proprio essere pastore, del proprio essere colui che conduce la danza maschile e femminile. Energia generale è quella del numero 42, lo spirito della lontra, che due lontre in un abbraccio a rafforzare questa idea di complementarietà, ci ricordano che non sei mai solo, quindi anche nel momento in cui sei solo alla conduzione non sei solo. Perché c'è Dio che ti guarda alle spalle, ma che ti guarda dall'alto anche, che ti comprende, che ti accoglie nel campo, nella reciprocità di questa accoglienza. Tanto lui quanto noi lo accogliamo e lo comprendiamo nel nostro campo energetico. Ai fini di mantenere una conduzione stabile, conduzione anche da un punto di vista elettromagnetico, cioè di condurre la giusta frequenza di elevazione, giusta frequenza di visione, di staccato visione, nell'unione. Dentro o fuori di noi, ma in questo contesto acquariano direi anche fuori potrebbero formarsi nuove associazioni, relazioni, nuove società, anche sociologicamente o socialmente inteso, nuovi circoli, nuovi giri di conoscenze che hanno queste connotazioni di unione. Che in qualche modo il condottiero non è un condottiero solitario, ma è un conduttore insieme ad altri conduttori per realizzare il progetto divino, per guarire la terra stessa. Di nuovo la comunicazione, presta attenzione alle tue parole, usale con cautela, con saggezza, con parsimonia, possibilmente. Questo lo prendo come personale anche. 45, riducibile a un 9. Il pappagallo, anche un. Appunto, esprimere la verità attraverso la parola, ovvero non basarsi su quello che si sente dire, non ripetere qualcosa che è stato preconfezionato, predetto, ma iniziarlo in se stessi. Svincolarsi dal principio di imitazione. Assumere una sovranità di
creatore di comunicazione, che è anche aperta a esprimere quello che non era stato espresso o in una forma in cui non era stato espresso, che a parità di denominazione di uno stesso oggetto si ha, come dire, una forma di espressività mente-cuore che trasforma nel suono della parola, nell'accento, nel timbro, nell'intonazione. Possono essere così tante sfumature, ma sicuramente rinnova l'idea di un utilizzo cosciente della parola, un reclamare la propria indipendenza di nuovo a in qualche modo confermare anche l'essere indipendenti da quelle che possono essere conoscenze pregresse, il creare una comunicazione, un dialogo con se stessi che non ripeta le cose già sentite a nostro proposito. E manteniamo un tipo di comunicazione con noi stessi che abbiamo appreso magari da quella che poteva essere la forma comunicativa di un genitore o di un compagno, di un partner. E abbiamo mantenuto determinate dinamiche di comunicazione in noi stessi e che riproponiamo fuori di noi. Numero 13, nuovamente. Reclama la tua indipendenza, prendi la conduzione. 13-13, le due polarità che lavorano in maniera congiunta. Il 2 di coppe, il 42, riducibile a un 6, a riportare l'attenzione sul cuore. Reclama la tua indipendenza e prendi la conduzione, che non sei solo, sei supportato nel momento in cui ascolti clariudienza da Dio. E rinnova, diciamo, anche quest'idea della profezia di una nuova terra o di una terra profetica, una terra di profeti. Prendete tutto questo come può risuonare, riapplicatelo alle vostre situazioni. 13 più 13, 26, 6 più 2, 8 e 6, 14, 4 più 1, 5. C'è una parte di noi inconscia che ha a che fare, che è ancora, come dire, intrisa di perdita, di assenza, paura di mancare o di essere mancati o di qualcuno che è venuto a mancare o di qualcosa che ci è mancato, paura della mancanza. 8, 6, 14 riducibile a un 5, 5, nuovamente 5, 5, 10, 9 più 1, 10, numero dell'unità divina, numero completo di unità divina, unito a questo spirito del rinoceronte, supera ogni ostacolo inconscio, allineando l'inconscio con il cosciente, ma questo è un processo che nel momento in cui si, a livello cosciente, senza voler andare a, come dire, perché questo allineamento possa avvenire anche in maniera naturale, nel momento in cui si prende una conduzione determinata sul darsi un certo ammontare di valore, di riconoscimento a se stessi, di reclamare la propria indipendenza da quelle che possono essere strutture, forme preconcette, sistemi di credenza preconcetti, in scatole sociali in cui essere inseriti, scatole create da definizioni, categorizzazioni, schematici, movimenti religiosi o politici. Nel momento in cui reclamando questa indipendenza si raggiunge la perfetta il perfetto ascolto, la perfetta connessione, la perfetta ricezione della natura mistica di questa realtà, ecco che si è in grado di prendere la conduzione perché sappiamo di non essere soli, finalmente sentiamo, vediamo lungo il nostro cammino orizzontale l'ombra dell'aquila che vola e sorvola sopra di noi. La sua ombra si proietta a passo di fronte a noi, raccoglie i nostri passi, li copre. Così mentre noi prestiamo attenzione alla nostra parola, automaticamente nel nostro inconscio superiamo ogni ostacolo e andiamo a creare terra preziosa laddove sono acque scure. 50, lettera Nun, numero 14.
vengono trasmutate in acqua di vita. Sotto questa carta c'è naturalmente lo spirito della mucca. I miracoli sono infiniti, simbolo della mucca sacra, dell'abbondanza, della prosperità, della creatività. Numero 15, che ci riallaccia anche a questo 50. Numero 15, che è un numero che ribadisco essere di compimento energetico, di equilibrio e rinascita. I miracoli sono infiniti. Questa carta ci riallaccia anche al pianeta angelico Venere, citato già a proposito dell'angelo Chamia. Venere che rinasce dopo il suo passaggio nell'oscurità sotto l'occhio della costellazione del Toro, sotto la stella Aldebaran, la cui controparte Antares è nella costellazione dello Scorpione. Ora, in questo suo risorgere nell'amore incondizionale, dopo un viaggio fatto nell'oscurità, nel sepolcro, nell'oltretomba, se ci riallacciamo alle mitologie antiche di Ishtar o Inanna, eccetera, già citati comunque anche in altri video, quello che possono essere, diciamo, le rappresentanti Ereshkigal, degli Assiro-Babilonesi o delle, come dire, leggende anche nordiche, della mitologia nordica, questa figura di Persefone, Proserpina, che ritorna alla luce, nell'abbraccio della infinita fonte di vita e prosperità alla quale siamo partecipi, qualora la riconosciamo. Numero, avevamo detto 9 più 1, 10, mentre eravamo qui, 15, il 15 che si ripete, 15, 15, 30. Numero legato alla lettera Lamed, lettera di ascensione, ispirazione, aspirazione altissima, un risollevare la testa. Dopo che magari si è stati appunto con la testa sotto la sabbia, come lo struzzo di cui la piuma di Mat deriva. Che è una piuma di struzzo, proverbialmente che mette la testa sotto la sabbia. E vi lascio questa riflessione, appunto, già citata rispetto alla luna piena in Bilancia sulla piuma di Matte, il peso del cuore. Il momento in cui si arrivava dall'altra parte, sotto lo sguardo e il vaglio delle misurazioni annotate dal dio Thoth, Maat poneva la piuma sul piatto della bilancia e se il cuore pesava quanto o meno della piuma si passava e se no, diciamo, nella mitologia egizia si veniva divorati da una tremenda bestia. In questo caso siamo, grazie al messaggio cristico, fuori da questo tipo di terrorismo psicologico che comunque la società cerca di riproporre in varie salse per andare ad agganciare quel recettore che noi vogliamo offrire col nostro proposito di offrire al divino perché lo trasmuti, perché in questo, diciamo, recettore non ci sia aggancio, quello della paura. 30 come numero che ci riporta un 3, avevamo un 8 qua. Con il 3 andiamo a un 11 collegabile alla lettera Kaf come idea di coronamento. Lettera nuovamente che ci parla di ricezione, di contenuto, numero che però anche ci ricorda l'applicazione saggia del libero arbitrio, luce o ombra, vita o morte, dove focalizziamo la nostra energia nel momento in cui ci mettiamo come la figura rappresentata sull'otto di denari a dare valore, creare valore.
Naturalmente, con questo messaggio per oggi vi saluto, vi auguro un buon lunedì dell'angelo e ci vediamo alla prossima comunicazione. Grazie, buona giornata, ciao.